Sport a chilometro zero, ben ritrovate. Siamo con il commercialista Alessandro Alterini per parlare di quello che è il nostro momento, sia a livello sociale che economico, e se le linee guida impartite dal nostro governo a livello nazionale possono bastare o si potrebbe fare qualcosa di più. Tanto Alessandro, ti ringrazio per la tua disponibilità verso Sport a chilometro zero. E lo Stato italiano ha concesso garanzie per le imprese, quelle che le aziende però si aspettano è il fondo perduto. Ma quale criterio adotteresti per l'attribuzione dello stesso? Buongiorno Antonio e un saluto a tutti quanti. Ovviamente poter avere dei finanziamenti a fondo perduto sarebbe utilissimo per tutte le nostre aziende, per tutte le nostre imprese, ma comunque per tutti i settori economici. Ovvio che non sarà così semplice e ritengo che non si potrà parlare di cifre determinanti per il sistema finanziario delle aziende. Perché ovviamente è necessario che lo Stato preveda delle coperture finanziarie, delle coperture economiche. Quindi io il suggerimento che do ai miei clienti, alle mie aziende, è quello di sfruttare al massimo quello che viene messo a disposizione dallo Stato. È vero che si tratta di debiti e che quindi dovranno essere restituiti, per cui vanno a incidere comunque sulla struttura finanziaria dell'azienda. Però bisogna fare, come si dice, no? Buon viso a cattiva sorte, per cui in questo momento cerchiamo di utilizzare e sfruttare al massimo quello che viene messo a disposizione. Se fosse possibile avere dei finanziamenti a fondo perduto, lì è gioco forza distribuirli in relazione a quello che sarà il fatturato delle aziende, facendo però una distinzione fra quelle che sono le microimprese, che ricordiamo sono quelle che coprono il 95% del tessuto economico nazionale, e quelle che sono invece le strutture medio-grandi, piccole e medio-grandi. Per cui e va visto ovviamente in base a quelle che sono state le sofferenze che hanno avuto le singole aziende, perché ci sono settori, per esempio, come quello alimentare, come quello del pet food, che hanno avuto un'incidenza minore da questa situazione di crisi dovuta al Covid, anche se io non parlerei di crisi dovuta al Covid, di crisi economica dovuta al Covid, ma di crisi economica dovuta alle scelte di questo governo, che io sinceramente non condivido, non ho condiviso fin dall'inizio. La ripartizione, quindi, a mio avviso, dovrebbe essere fatta distinguendo fra tipo di azienda, fra danno economico subito da ogni singola azienda e soprattutto in base alle dimensioni dell'azienda, cioè microimprese, imprese, medio imprese, grandi imprese e via dicendo. E ovviamente va ripartito in base ai fatturati delle aziende. Oltre al fondo perduto esiste la necessità di sgravare la fiscalità. Da dove cominceresti e per quanto tempo si dovrebbe applicare questa misura? Sarebbe molto importante che le aziende potessero avere uno sgravio fiscale determinante, però, cioè di una certa entità, perché se ovviamente elargiscono cifre modeste, aiutano poco le imprese. E purtroppo ritengo che questo sarà molto improbabile, perché lo Stato, il bilancio dello Stato è fatto prima di tutto dalle entrate. Le entrate sono le tasse che pagano i cittadini, quindi sperare che lo Stato consenta di non pagare le tasse per un lungo periodo oppure concedere dei finanziamenti a fondo perduto di entità rilevante la vedo piuttosto difficile. Tutti sappiamo che lo Stato è il socio di maggioranza, il fisco è il socio di maggioranza di tutte le aziende, sappiamo benissimo, al di là dei numeri che ci vengono e delle percentuali che ci vengono date, che il 50% del reddito, ma io direi non solo, va a finire in tasse. Non solo perché non ci sono soltanto le imposte dirette, ma ci sono tutta una miriade di balzelli di imposte che vengono pagate comunque indipendentemente dal fatto se ho prodotto reddito o non ho prodotto reddito.
avere dei finanziamenti a fondo perduto sarebbe oppure avere una moratoria fiscale, o meglio ancora uno sgravio fiscale per un periodo prolungato sarebbe ovviamente molto molto importante. Dubito che ciò sarà possibile. Per quanto alla durata, beh, come minimo sarebbe necessario un anno, ma questo dipende ovviamente anche dall'andamento epidemiologico. Quindi potrebbe essere un anno, ma potrebbe essere necessario anche 2 anni di non pagamento delle imposte. Personalmente ritengo che forse potrebbe essere il momento per una riforma fiscale seria, importante. Per come la vedo io e per come la penso io cambierei proprio completamente il sistema fiscale. Punterei molto molto di più sulle imposte indirette, non su quelle dirette. Cioè, per capirsi, se io lascio tutto lo stipendio in tasca a un dipendente, che voi sapete che prende 1000, mettiamo 1500 euro al mese, all'azienda gli costa 3500 euro. Se io i 3500 euro li lascio in tasca tutti al dipendente e elimino quindi le imposte indirette e faccio pagare un'imposta sul consumo, esempio IVA, che potrebbe ovviamente essere rivista completamente, sarebbe molto meglio. La posso addirittura triplicare, cioè se io ogni volta che vado a comprare qualcosa ci pago un 60-70% di IVA o di imposte, a me che mi importa se il prodotto invece che 10 mi costa 20? Ho in tasca un reddito molto maggiore che mi consente di spendere e ci sarebbe addirittura proporzionalità, perché ovviamente più consumo e più tasse pago, meno consumo, meno tasse pago. Nell'attuale sistema fiscale da dove comincerei? Prima di tutto dall'IRAP, perché oggi io vado a vedere i bilanci delle aziende e vedo che l'imposta che incide di più è l'IRAP. Però è ovvio che va tutto proporzionato, cioè non è che si può. L'IRAP è un'imposta che poi alla fine fa finanziare gli enti locali, i comuni, per cui non si può andare a incidere solo lì e andrebbe proporzionato un po' su tutte le imposte. Turismo e vacanze, si prevede una diminuzione del 63% del comparto. Quale azione specifiche suggerisci? Dare una risposta a questa domanda è veramente difficile. Il settore turistico è il settore che ha subito e subirà più danni da questa situazione economica, purtroppo. Ed è un settore molto diversificato. Cosa suggerisco e cosa farei? Ogni settore ha esigenze completamente diverse, quindi partiamo da questo presupposto. I bar, i ristoranti, gli alberghi ai quali possiamo assimilare agriturismi e B&B, stabilimenti balneari, hanno tutti esigenze completamente diverse. Quindi, per come la vedo io, darei delle direttive semplici, chiare, basilari, diciamo. E poi lascerei agli enti locali, a ogni singolo comune, come disciplinare ogni singolo settore, perché ovviamente penso, anche dal punto, anche nell'ambito dei singoli settori, gli stabilimenti balneari dell'Adriatico che hanno delle spiagge grandi o della Versilia che hanno delle spiagge grandi, hanno delle esigenze e delle soluzioni che sono completamente diverse da quelle che possono avere piccole zone turistiche, penso all'Elba, penso a tutte le isole, pe penso alla costa tirrenica, alcune zone della costa tirrenica, quindi è veramente difficile dare una risposta univoca, cioè, e che riguardi tutti. Cioè, questa è una situazione che dovrà essere affrontata localmente, quindi lo Stato dovrebbe semplicemente dare delle direttive basilari e poi lasciare agli enti locali l'organizzazione e la disciplina di questi settori, altrimenti diventa veramente veramente difficile. Sport e giovani, famiglie e associazioni sportive. Quali attività comuni possono sfruttare per far sopravvivere lo sport? Potremmo ipotizzare quote di partecipazione alle associazioni completamente defiscalizzate? Altro settore per il quale è difficile dare una risposta, un suggerimento, è quello delle attività sportive.
Perché? Perché si parla di attività completamente, che possono essere completamente diverse l'una dall'altra. È chiaro che le attività sportive singole hanno delle esigenze e sono quelle più facili da gestire. Laddove invece si parla di squadre, penso al calcio, al volley, alla pallacanestro, diventa tutto più complicato, quindi dare una risposta in questo settore, che fra l'altro non è il mio settore, quindi io conosco solo marginalmente, lo trovo complicato. Da un punto di vista economico, è chiaro che la partecipazione delle famiglie è la cosa più importante, sono loro che alla fine finanziano questi tipi di attività. Quindi ben venga le quote alle famiglie, le quote di partecipazione alle famiglie, anche se secondo me è un po' difficile, perché ovviamente la famiglia lo sente fin tanto che il figlio partecipa all'attività. Nel momento in cui il figlio smette, diciamo, si distacca un attimino da quella che è la vita della società sportiva. Da un punto di vista fiscale, già esistono degli sgravi sulle spese sostenute dalle famiglie per l'attività sportiva dei figli. È ovvio che se io incremento la possibilità di dedurre questi costi, quindi non limitandoli nell'importo e non limitandoli in quella che è l'aliquota di detrazione fiscale, favorisco moltissimo la famiglia, che quindi ovviamente è più propensa e ha meno problemi a spendere per l'attività sportiva di figli. Io credo che questa sia una delle soluzioni o la soluzione al problema. Con quest'ultima battuta di Alessandro Alterini è davvero tutto che ringraziamo e speriamo di ritrovarlo al più presto per seguire da vicino quella che è l'evoluzione di questo momento, sicuramente difficile per noi, ma che abbiamo la voglia di ripartire, di riprenderci le nostre vite, le nostre abitudini, le nostre passioni, le nostre attività. Quindi ringrazio nuovamente Alessandro Alterini per la sua disponibilità verso Sport a chilometro zero e quanto ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata.